Benvenuti in questo nuovissimo video. Qui Kiri, quest'oggi siamo tornati su Clash Mini. Oggi faremo una sfida pazzesca. Sarò il primissimo in Italia a ottenere 100 di elisir su Clash Mini. È un'impresa pazzesca e con la Pink Fury e questo nuovo evento messi assieme potremo fare questa cosa devastante. Quindi prima di iniziare mi raccomando un bel like, iscrizione e campanellina e partiamo subitissimo. Eccoci qua su Clash Mini, siamo entrati tutto a posto. Allora, innanzitutto questo è il deck che andremo a sperimentare oggi. Già ve l'ho illustrato in questo video, mi raccomando andalo a vedere, è principale per sapere come giocare in questa season, in questo bilanciamento su Clash Mini. Ma a noi non interessa questo oggi, ci riscattiamo prima di tutto un po' di ricompense del pass, ok? Perché comunque Crystal Coins, 37.000 Crystal Coins, non so cosa me ne farò nei prossimi 10 anni, ma noi le conserviamo. Allora, Pink Fury, questo è il deck, e come vedete oggi abbiamo l'evento del Super Elisir. Al momento abbiamo solamente 3 eventi su Clash Mini, ma tranquilli, prossimo aggiornamento che arriverà dicembre/gennaio, è quasi sicuro che arriveranno una valanga di nuovi eventi, quindi si gode. Ecco quel nuovo evento, lo andremo a shoppare. Shoppiamo pure l'event pass, tanto voi lo sapete, una volta a settimana chi rishoppa l'event pass per forza, tanto costa 2 euro e le ricompense sono devastanti. Parlando sempre di shoppate, domani esce un video relativo a questa skin, perché ancora non ne ho parlato, però ho bisogno di fare una specie di video sfogo riguardo ai pacchetti di Clash Mini e ad alcune offerte che sono un po' ridicole, a dire il vero sono molto molto ridicole. Comunque non vi faccio spoiler sul video di domani che è molto interessante, magari aiutiamo pure Supercell a capire quello che deve fare con i prezzi. Shoppiamoci l'event pass e andiamo a provare questo evento. Vi spiego pure come funziona questo trick che voglio fare per avere un sacco di cose. Mi hanno bannato, non capisco quello che è successo. Prima volta che mi dà questo errore. E avrò shoppato troppo, raga. Avrò shoppato troppo. Vamonos, dai, che ci voglio 50 gemme. Funzioni? Oh, eccoci qua. Ok, dovremmo esserci. È da 30 minuti che aspetto sto caricamento, ma non so quello che sta succedendo. Niente, mi hanno bannato. Mi hanno bannato su Clash Mini. Non posso manco shoppare 2 euro. Opla, fatto. Cosa è successo? Mi hanno chiuso Clash Mini. Riapriti, veloce, veloce. Azione completata, perfetto. Dopo 30 minuti. Eccola qua l'animazione, un po' in ritardo, un po' buggata, ma va benissimo. Lo stesso, ci riscattiamo tutte le ricompense e partiamo col vero contenuto. 50 gemme, che goduria. Pure un emoticon che già opero. Partiamo subito con la partita. Entriamo negli eventi e vi spiego come voglio fare questo 99999 infinito di Elisir. Allora, Pink Fury, siamo contro Shield Maiden, quindi è, ecco, un po' rischiosa. Un po' rischiosa, ma noi il primo round non giochiamo. Di base, che dobbiamo fare? Certo, c'era la bedana dell'Elisir, sarebbe stato stupendo. Ma di base, noi ce la giochiamo in un modo davvero, davvero, davvero semplice. Schieriamo poche truppe ma giuste. Ad esempio già qua, se noi riusciamo a vincere, facciamo un sacco di elisir. Anche se abbiamo fatto solo 60, perché beh, siamo agli inizi, mamma mia, all'ultimo. Però abbiamo farmato 2 di elisir. Tanto proviamo, facciamo un po' di partite. Abbiamo 25 di elisir. Eccoci qua. Questo è il momento di non schierare niente. Il problema più grande in questo caso è che ad esempio lui c'ha il mago e pure il mago del ghiaccio, e sono molto fastidiosi, perché il mago del ghiaccio mi rallenta e mi dà fastidio, e invece il mago normale toglie la cura. E io avevo in piano di mettere la guardia dei guerriera accanto. Quindi vediamo quello che riusciamo a fare. Io nel dubbio ci provo. Però noi siamo molto veloci. Certo, se non ci fosse, ripeto, il problema del mago del ghiaccio, saremmo ancora più veloci col doppio di vita. Ditemi nei commenti se avete capito quello che voglio fare. Ma forse un pescatore qua dietro, lo sai che non sarebbe nemmeno così male. Anzi, la metto qua accanto. La curiamo ancora. Potenzio la curatrice e torno tutto indietro. Tutto indietro. Così, 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 così. Stun. Prendi 3 amici. No, non me l'ha presa l'abilità. O comunque mi dà un fastidio che il pescatore ha quel bug grafico e non lo sopporto, veramente. Secondo posto. Ed eravamo in 2. Riscattiamoci sui 1000 di gold. Prendiamoci la missioncina e andiamo avanti. Utilizzerò il mio secondo account. Eccolo qua. Che non è nemmeno a livello 20, però ci sta. Eccoci qua. Proviamo a fare una cosa del genere. Non vi assicuro niente, perché non ho mai gestito 2 telefoni nello stesso momento, cose mistiche. Però voglio arrivare a questo 9999 con la Pink Fury. Ok, vediamo un attimino. Cosa devo vedere che l'ho messa io le truppe? Vabbè, lasciamo stare. Ok, perfetto. E già la Pink Fury qua sta guadagnando una valanga di elisir. Ma la parte bella deve arrivare appena farmo un sacco di cose con la strega. C'è troppa luminosità. Comunque, ecco la strega bistellata. Questi contenuti senza senso ve li porta solo Kirri. Ok, vediamo se riesce a far spawnare degli scheletrini. Se no dobbiamo mettere delle guardie, non lo so. Per forza, ok, metteremo una guardia dopo, così ha più tempo per farmare scheletrini. Ok, però già stiamo iniziando a ragionare. 160 di danno, 32 di elisir. Allora, un attimino, provo a fare una cosa.
cosa del genere. Vediamo se non mi muore la Pink Fury, ma spero di no. Gli ho messo contro una valanga di cose. Spero che non vada a morire. Comunque nel dubbio farmo un sacco di Elisir, no? No? No. Forse ho esagerato. Forse ho esagerato, però siamo a 50. Siamo a metà del nostro percorso. E comunque, ok, perfetto. Ho fatto una specie di investimento. Ho potenziato la curatrice guerriera, però comunque ho sprecato un sacco di Elisir. Vediamo quello che riesco a fare. Già comunque ha più vita e a me importa che la mia Pink Fury abbia più vita. Guarda, 235, eccolo. Eccolo, è questo qua quello che volevo. Questo qui, perfetto, 285. No, no, 61 di Elisir, 63. Siamo quasi a 70. Un attimino, 61, 72, 75. Si gode. Ok, 81, 83, 87. Mamma mia, record. Record 87. Vabbè, ok, un attimino che mi sto confondendo. Che è successo? Abbiamo fatto il devasto e sono molto ma molto contento. Voglio arrivare al massimo di Elisir disponibile. È difficile, ma posso farcela. Partiamo, ci siamo. Sempre contro il mio secondo account, perché ste cose si possono fare online, ma è abbastanza difficile. Un attimino, Pink Fury doppia. No, 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 vabbè. No, no, pazzesco, pazzesco. Magari aspettiamo pure un prossimo round, cercando di vedere se riusciamo a fare qualcosa con una specie di doppia strega. Però ormai mi sa che abbiamo perso questa opportunità. Bene, bene, siamo già a 20 di Elisir. A posto. Ho potenziato ovviamente la strega. Quelle due Pink Fury là sono un po' troppo forti. No, troppo forti sono quelle Pink Fury. Devo mettere qualche altro tank davanti, perché altrimenti mi devastano. Però siamo a 40 di Elisir. 40 di Elisir e noi ancora abbiamo un bel po' di win da poter provare a fare. Ovviamente io con la Pink Fury non metto niente. Provo a fare una cosa del genere. Come vedete, ho piazzato svariate truppe, soprattutto delle curatrici guerriere che potrebbero essere utili. Siamo a 50. Bene, bene, bene. Ti vedo, sarebbe stata molto utile una strega doppia specchiata. Siamo arrivati a 64. Non è record. Non è affatto record. 68. Riproviamoci. Allora. Siamo a 53. Siamo a 53. Bene, bene, bene. E io voglio rischiarla. Farmo ancora, rischiando di andare a perdere con la Pink Fury, ma vediamo se va. Ok, già 275. Qua farma. Ma un po' troppo rotta. Prima era andata a perdere, ma adesso facciamo il triplo del danno. Un attimino, mi devo difendere per forza. Siamo però a buon punto rispetto alle ultime volte. Ok, siamo a 73. Forse è il record. No, mi sembra che il record è 80 qualcosa. Vai Pink Fury, fammi godere. Vai, ok. 75, 77. Un attimino. 81, 83, 85. Niente, si è fermato 85. Però dovremmo essere più forti. 85 record. Questa è l'ultima partita. Abbiamo 94 di Elisir, non ci credo. Mi sa che questo è il game per il 100 di Elisir, che forse il massimo è 99, una cosa del genere. Andiamo, partiamo subitissimo. Cose epiche fatte solamente da Kirri, ve lo ricordo. Seguì da Kirri, che vi porta contenuti su Clash Mini fin dagli albori, come dico sempre. Momento più importante della storia. Quanto riesce a fare la Pink Fury di massimo? Calmi. 96, 98, 99. Si ferma a 99. Record 99, ce l'abbiamo fatta. E mi sa che va a perdere, giustamente. Va a perdere, ma con 99 di Elisir. Troppo, ma troppo goduriosi. Faccio lo screen. Pink Fury riesce ad ottenere 99 di Elisir. Ma sono tantissimi. Detto ciò, ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel like, iscrizione e campanellina. Voi le video che sono appena apparsi qua accanto, che sono più bello dell'altro. Fate la buona di supportarmi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.